Ci sono tanti laghi. Viviamo ai margini dei laghi. Fa sempre caldo, ma ogni sera piove per un'ora. Non abbiamo case. Dormiamo in una specie di nido d'erba. Quando ci svegliamo, andiamo a bagnarci nel lago. Mangiamo, ci laviamo e poi facciamo dei giochi che ci fortificano. Ogni famiglia ha il suo gioco. Noi abbiamo il trapezio, lo facciamo tutti. Anche i vecchi? Sì, anche mia madre che ha 150 anni. 150 anni? Sì, è già alla sua terza dentizione. La sua cosa? Verso i 135 anni si ha una terza dentizione. Anche voi ce l'avreste se viveste così tanto. E potreste farlo. Anche noi morivamo giovani nell'era industriale. Ci sono famiglie che sono brave nel salto, altre che camminano su delle liane. E chi lo dirige il pianeta? Nessuno. E tutti. C'è un'assemblea del pianeta una volta all'anno con i delegati dei villaggi, in cima a una montagna. Perché in cima a una montagna? Perché quando si cammina 2 ore in salita si è più intelligenti. E poi c'è un'assemblea di contraccezione una volta all'anno nei villaggi. Contraccezione? Si decide più o meno quanti bambini fare secondo quale raccolto ci sarà. La mattina si gioca un po'. E dopo si mangia. Che cosa mangiate? Ah, di tutto. Frutta, legumi, olive, degli spiedini di verdura, cereali. E la carne? Ah no, mangiamo i fagioli. Sono buoni i fagioli. Mangiamo tutto crudo. Non avete il fuoco? Sì, ma non ce ne serviamo più. O meglio, solo per forgiare qualche coltello una volta all'anno. E poi ci dedichiamo all'agricoltura. Lumi! Che c'è? Vieni qui! Tieni! 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 Il pomeriggio è riservato al cervello. Abbiamo lezioni di telepatia, di intuizione del futuro, di viaggi interstellari, di matematica dello spazio. Cos'è la matematica dello spazio? In quella i bambini sono i più bravi. Allora, Lumi, prova tu. Dieci. Venti. Ventitré. Lumi, vieni!